e in pratica, dopo una sfuriata iniziale e tre belle occasioni sciupate dai granata, il Milan domina largamente il primo tempo, peraltro giocato da alcuni atleti in modo piuttosto duro, e va in gol al 22esimo con questa sventurata autorete di Bruno, sul quale subito dopo Van Basten improvvisa uno sconcio e maleducatissimo balletto. E quasi subito l'allenatore Capello, uomo davvero saggio, richiama l'olandese in panchina sostituendolo con Serena. Nel secondo tempo Milan attento a non scoprirsi troppo e Torino avanti tutta, fino a conquistare il pareggio, meritato, con questo bel gol di Lentini, tra i migliori in gara insieme a Fusi e ai milanisti Galli e Donadoni.